Omar Capparoni continua la sua ascesa nel mondo della fiction televisiva. E come stai vivendo questo periodo della tua vita? Insomma, nel senso si dorme poco perché si va molto in giro, si va per le trasmissioni, si promuove. I'm a house of cards in a hurricane. Si divide tra lavoro e famiglia cercando di mantenere un sano equilibrio. Quindi questo è un periodo professionale molto intenso per te, e invece nella vita privata hai una grande stabilità che continua nonostante il frenetismo del lavoro, sembra. Quello voglio dire, perché se sono frenetico dovunque non ho più dare resti a nessuno. Quattro anni fa coppia fissa con Veronica, una ragazza giovane e bella che è riuscita a conquistare il suo cuore con un mix di dolcezza e ironia. Senti, invece con Veronica come vanno le cose? Ma bene, lei fa il suo lavoro, io faccio il mio, siamo molto assieme, anche perché poi a volte il lavoro ci unisce, e quando non è possibile allora io raggiungo lei, lei raggiunge me. Devo dire, tranquillo. Ha già alle spalle un matrimonio e l'esperienza negativa l'ha deluso nei confronti di un'istituzione che secondo lui è diventata anacronistica. Ci pensi a risposarti e magari farlo con Veronica? In questo momento non sto pensando proprio al matrimonio. Già all'epoca non ero convinto del matrimonio come istituzione, perché la trovo così fuori tempo. Ogni giorno è tutto così, è andato così rapidamente, velocemente, avanti, che anche il matrimonio o si allinea un po' a quello che è la società di oggi, o se no è destinata a morire. Caspar e Veronica vivono insieme perché, come avete sentito, lui non vuole risposarsi, ma l'abito bianco, il bouquet di fiori, la cerimonia in chiesa con lo scambio delle fedi è una delle fantasie di tutte le ragazze. Veronica la pensa come te? Adesso non lo so. Non ne avete mai parlato? Non te l'ho mai chiesto? Sì, ne abbiamo parlato anche così, santuariamente, però voglio dire, lei ha capito molto bene cosa intendo dire. Non è che non voglio sposarmi perché non amo lei. Anche Veronica lavora nel mondo dello spettacolo, un ambiente in cui è facile innamorarsi, ma dove le storie spesso finiscono a causa di motivi dettati proprio dai ritmi e dallo stile di vita di chi vive sotto i riflettori. È una storia che va avanti da un bel po', 4 anni sono tanti in questo ambiente, no? Come la vedi tu? Beh, diciamo che secondo me, al di là dell'ambiente, è difficile oggigiorno proprio il rapporto di coppia, in senso generale. E il vostro segreto qual è? È non pensarci. Cerca di vivere la sua vita con normalità, ma da molti punti di vista, fra cui quello economico, di certo la sua quotidianità non è paragonabile a quella di un impiegato o di un commerciante. Tu che rapporto hai con il denaro? Terribile. Non devo sapere quanto ne ho, se ne ho. Più lontano sta da me, meglio è. Lasciamo da parte il lato pratico della vita e ritorniamo agli affetti. Caspar ha 2 figli con i quali cerca di passare più tempo possibile per non perdersi i momenti fondamentali della loro crescita. E che papà sei? Un papà che cerca di fare il papà, nel senso vero della parola, nel senso cerco di essere sempre presente, a volte non so, me li porto anche dietro pur di tenerli con me o di condividere certe cose, perché se dovessi pensare solo al lavoro penso che avrei ben poco da passare con loro e mi perderei veramente parecchio. È un padre attento, un fidanzato innamorato che in più non è geloso. Questa è una mia pecca, non sono geloso. Il sentimento di gelosia la trovo una cosa inutile e sterile. Crea solo problemi. Esatto, ha creato sempre solo problemi. Mi sembra di intuire che lei invece è gelosa di te. Gelosa non credo, forse è attenta, ma non gelosa, no. Ti guarda da lontano. Sì, fa finta di non guardarmi e poi con l'occhietto sta lì. Però vabbè, ma è carina. Grazie mille. Ciao.